Sono un ragazzo, vedi in questo video, se mi capisci che vi parlo, ci siamo resi di questo video. Allora, sembro, sì, infatti sono abbronzato perché ieri sono andato al mare, proprio, cioè sono abbronzato qua praticamente su quasi tutta la spalla, mi fa male anche, abbronzato anche qua sulla gamba destra e qui quasi su tutta la faccia, un altro buco, sono a macchie, tipo qua sul naso, qua quasi sulla fronte, vabbè. Oggi siamo con la mia classifica personale della Serie A 2019-2020, quindi questo è un mio parere, cioè questo sarà un mio parere, quindi se dite perché ho messo quella squadra in posizione, perché si merita quell'altra posizione, ragazzi sono mie opinioni, poi se volete fare la vostra la dite. E poi qui sotto nei commenti se volete fatevi una piccola classifica vostra, ecco. Allora, partiamo subito dalle tre retrocesse, vi dico rispettivamente: 20° posto è la Sverona, 19° posto Brescia e 18° posto Lecce. Eccole qua. Sì, legge abbastanza bene. Aspettate un momento. Ok. Credo che si era letto bene. Allora, 20° posto Verona che veramente non si sta quasi rinforzando nel campionato, cioè in questo nuovo campionato, perché se non si rafforza veramente, secondo me farà il campionato come ha fatto 2 anni fa, che è tipo retrocesso da penultimo, perché là stava anche il Benevento che stava messo, ma messo male dopo del Verona, però si era svegliato un po' tardi. Poi Brescia che sta comprando giocatori che quasi sconosciuti, che però, comunque giocatori sconosciuti che possono fare anche bene, ma allo stesso tempo possono fare anche male. Però il Brescia, ricordiamo che ha quasi una squadra ha quasi una squadra di Serie B, un altro poco, però c'è alcuni giocatori di esperienza, ovvero anche, come posso citarne uno, tipo Castaldello, mi pare anche. Poi c'è il portiere Alfonso che, se non mi sbaglio, non ha mai giocato in Serie A. Poi c'è anche Donnarumma, c'è anche Tonali che è un'ottima promessa per il futuro. E poi al 18° posto il Lecce, che secondo me è una delle squadre più forti delle tre neopromosse, perché il Lecce si sta rinforzando un po', sta puntando alcuni giocatori sia a centrocampo, in attacco. Adesso in queste ore si sta scendendo anche il nome in attacco di Mitroglou, che secondo me sarà un po' difficile da prendere, però mentre spero in realtà che il Lecce si salvi, ecco, lo spero tanto. Poi ha comprato anche giocatori tipo Gabriel, il portiere, poi non ha comprato, cioè non sta ancora intervenendo, cioè deve intervenire un po' di più sul mercato, perché adesso sono sfumati nomi tipo di Babacar, Saponara, ecco, cioè quindi nomi che potevano essere veramente importanti per il Lecce. E poi adesso andiamo al 17° posto che concludo la parte di destra, perché abbiamo la parte di destra qua, poi c'è anche la parte di sinistra. Concludo la parte destra con 17° posto Udinese e 16° posto la Spal. Eccolo qui. Partiamo dall'Udinese. Udinese che tutti quasi, cioè da 3-4 anni a questa parte, sfiora sempre di retrocedere in Serie B, ma poi alla fine si salva e quindi secondo me si salverà anche quest'anno. La Spal che secondo me arriverà al 16° posto, secondo me quest'anno non farà un buon campionato, perché ci sono squadre tipo come Bologna, Cagliari, Parma che veramente si sono rinforzate tanto, quindi secondo me per la Spal sarà molto dura lottare per almeno un posto in centro classifica, ecco, quindi sarà molto molto difficile. Poi ha venduto anche Lazzari, che era un giocatore veramente importante per la Spal, l'ha venduto alla Lazio, quindi secondo me farà questa posizione. Adesso andiamo velocemente, andiamo dal 15° posto al 10° posto, quindi abbiamo rispettivamente 15° posto Sassuolo, 14° posto Genoa, 13° posto Bologna, 12° Parma, poi 11° Cagliari e 10° posto la Sampdoria. Allora, si dovrebbe leggere veramente. Aspettate, faccio una cosa. Ecco, così. Ok, 15° posto il Sassuolo che ha venduto giocatori del calibro di Lirola. Ha venduto anche un altro che, se non mi sbaglio, non mi ricordo adesso, non mi viene il nome. Però Sassuolo che
Secondo me farà questa quindicesima posizione perché, come ho detto prima nel discorso della SPAL, Genoa, Bologna, Parma, Cagliari sono veramente rinforzate e quindi sarà molto duro anche per il Sassuolo conquistare almeno un undicesimo, decimo posto, ecco. Poi quanto riguarda Genoa che ha cambiato anche proprietà visto che quell'altro se n'è andato, mi pare, cioè come, non mi ricordo il nome, Madonna, Preziosi. Che se non mi sbaglio se n'è andata ed è arrivata anche una nuova proprietà, oppure è rimasto lo stesso perché non mi ricordo. Comunque Genoa che in queste ore si è sentito anche il nome di Schoonen dell'Ajax, veramente sarebbe un grande acquisto. Ha fatto altri acquisti che sono anche buonini e quindi secondo me farà un bel 14° posto. Poi 13° posto per il Bologna, Bologna che l'anno scorso era partito male, poi con l'arrivo di Mihajlovic si è spinto in avanti, ha fatto una bellissima rimonta, è arrivato al 10° posto in classifica. E quindi, però secondo me quest'anno calerà un pochino, secondo me arriverà al 13° posto, anche se è rimasta la squadra dell'anno scorso che secondo me potrebbe fare bene, ecco. Poi 12° posto per il Parma che anche lui si è rinforzato con gli acquisti di Cornelius, anche, posso citare qualcuno, poi anche l'acquisto a titolo definitivo di Inglese, che se non mi sbaglio è in prestito per ora, poi l'anno prossimo sarà acquistato definitivamente dal Parma, quindi ancora anche Gervinho il Parma, quindi secondo me anche il Parma farà un buon campionato. Poi arriviamo anche a quasi che sarebbe una sorpresa, perché ovvero il Cagliari, perché secondo me farà l'undicesimo posto perché ha un centrocampo veramente fantastico, tipo Rogue, ha anche ufficializzato Nainggolan in prestito, e poi si entrano nuovi anche di Unas e di Nandez, centrocampista del Boca Juniors, che secondo me sarebbe molto buono. E come ho sentito ha salutato anche i dirigenti, staff del Boca Juniors, quindi secondo me è molto vicino al Cagliari. Poi 10° posto per la Sampdoria, che ha cambiato allenatore e ha chiamato Di Francesco. Secondo me farà sempre lo stesso campionato che fa ogni anno, ovvero puntare all'Europa ma non riuscirci a conquistarla perché la Sampdoria ci prova, ma non ci arriva mai, quindi arriva sempre al decimo, undicesimo posto, e quindi secondo me anche quest'anno arriverà al decimo posto. Poi andiamo direttamente dal nono posto al quinto posto, dai, così almeno non vi svedo, così almeno ci teniamo in suspense per la zona Champions, anche per la zona scudetto. Nono posto per Fiorentina, ottavo posto Torino, settimo posto Atalanta, sesto posto la Roma, quinto posto la Lazio. Eccole qua. Si legge? Sì, ovviamente. Allora, nono posto Fiorentina che ha cambiato proprietà, è arrivato il nuovo proprietario dall'America, ovvero Rocco Commisso. Secondo me la Fiorentina è ancora un po' in fase di crescita, Secondo me quest'anno farà un nono posto, però secondo me con il passare degli anni secondo me può anche migliorare, ecco. È arrivato anche l'acquisto, cioè ha acquistato giocatori del calibro di Lirola, poi anche Boateng, che secondo me Boateng può fare la differenza come ha fatto nei primi 6 mesi a Sassuolo l'anno scorso, quindi secondo me la Fiorentina arriva al nono posto. Ottavo posto per il Torino, mentre che si sta giocando l'accesso definitivo ai gironi di Europa League, visto che per ora ha eliminato il Debrecen, come cavolo si chiamava quella squadra là. Quindi secondo me ne sentirà molto questa cosa dell'Europa League perché si stancherà, cioè, i giocatori si stancheranno perché giovedì c'è la partita di Europa League e poi la domenica e il sabato c'è la partita di campionato, quindi c'è pochissimi giorni di riposo. Come sentirà anche della stanchezza l'Atalanta, che secondo me arriverà al settimo posto perché secondo me la Champions League toglierà un po' di energia ai giocatori. Ovviamente l'Atalanta punterà sempre a fare il campionato. Cazzo, è successo? Qua passano in 3.000 con il motorino. Come stavo dicendo prima, l'Atalanta che. Ok, avete fatto? Ok. Come stavo dicendo prima, l'Atalanta punterà come sempre a fare il campionato dell'anno scorso, però puntare alla Champions, ma secondo me la Champions gli farà sprecare un paio di energie, quindi l'Atalanta secondo me arriverà ai preliminari dell'Europa League, ovvero al settimo posto. Sesto posto per la Roma, che come nello stesso discorso della Fiorentina, anche la Roma in crescita sta allestendo una nuova squadra, anche con l'acquisto di Pau Lopez, portiere dalla Spagna, adesso non mi ricordo precisamente da che squadra.
E poi si sentono anche i nomi di Dzeko che se ne potrebbe andare anche Schick, che sono arrivate alcune offerte. E quindi secondo me la Roma arriverà al sesto posto, ovvero in zona Europa League. Come ci arriverà anche la Lazio, che ogni anno mantiene sempre la stessa squadra. Quindi secondo me quest'anno farà un grande campionato, ma non arriverà in Champions, ovvero secondo me arriverà al quinto posto, perché ogni anno mantiene sempre la stessa squadra la Lazio e quindi non ci arriva mai in Champions, cioè perché ogni anno punta sempre, cioè da 2 o 3 anni a questa parte punta sempre ad andare in Champions, ma non ci riesce, arriva sempre a tanto così dalla Champions. Quindi secondo me farà al quinto posto. E adesso vi svelo le prime quattro del campionato. Quarto posto Milan, terzo posto Inter, secondo posto Napoli, primo posto Juventus ovviamente. Allora, eccole qua. Ok, quarto posto Milan, che secondo me non c'ha, cioè non ha alcun impegno, cioè non ha alcun impegno europeo perché non c'ha l'Europa League, visto che ha rinunciato e l'ha data al Torino. Quindi secondo me il Milan, visto che quest'anno ha solo il campionato, può, cioè quindi Giampaolo può schierare tutti i giocatori che vuole, quindi secondo me può arrivare tranquillamente al quarto posto il Milan. Terzo posto per l'Inter, che con la mano di Conte sta vincendo belle amichevoli, però solo ai rigori, altro poco. E quindi secondo me arriverà al terzo posto. Qui si parlava anche di Lukaku, che dicevano che arrivava quel giorno là, poi quell'altro giorno, invece non arriva mai perché, cioè, quindi secondo me non arriverà mai perché Solskjaer, ovvero l'allenatore della United, ha detto che Lukaku non si muove. Poi secondo posto per il Napoli, che secondo me è nettamente più forte dell'Inter, secondo me, secondo il mio onestissimo parere, perché ha Manolas, poi ha Mertens, Insigne, Manolas che è il top acquisto in difesa, e poi anche altri giocatori. Poi si parlava anche di James Rodriguez, che forse dovrebbe arrivare a fine agosto, come ho sentito pochi giorni fa. Quindi secondo me se arriva anche James Rodriguez, secondo me il Napoli farà un bel campionato, arriverà al secondo posto. Primo posto la Juve, ovviamente non vi sto a dire che cosa devo dire dalla Juve, che c'ha Ronaldo, Dybala che si diceva che se ne poteva andare allo United, ma Dybala ha detto che voleva un ingaggio troppo alto e quindi lo United ha rifiutato l'ingaggio dell'argentino. Poi anche Mandzukic, che forse se ne va lo United appunto. Poi anche chi ha centrocampo, Emre Can, che l'anno scorso ha fatto una stagione incredibile. Poi c'è anche il ritorno di Buffon, poi c'è anche Rabiot, De Ligt, Chiellini, Bonucci. Quindi la Juve ha una delle difese più forti della Serie A, insieme a quella del Napoli, che c'ha Manolas, Koulibaly, poi l'Inter, Godin, Skriniar ed Ebraj. E niente, vabbè. Dunque, questa è stata la mia classifica, poi fatemi sapere nei commenti se potete fare una vostra piccola classifica. Niente, beh ragazzi, spero che vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi al canale. Ragazzi, sono anche su Instagram, quindi seguitemi, mi metto anche il link in descrizione, quindi niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!